Mercoledì 17 aprile 10:31 in questo istante alle di radio, e vedili che vi parla Luca Paradisi al coordinamento tecnico, e tutti i vostri messaggi al 3925 727775, sms, whatsapp, anche audio, oppure intervenendo in diretta allo 055 572637. L'appuntamento con gli amici, i sindaci, l'appuntamento di Cose in Comune ritornerà puntualissimo domani, quando ospiteremo il sindaco di Sesto Fiorentino. Da ricordare naturalmente che poi il 23 di aprile saremo tutti quanti a teatro, anzi vi aspettiamo numerosi, l'ingresso è libero, basta prenotarvi allo 055 572637 per prenotare il vostro posto a sedere a teatro, perché poi avrete a disposizione i sindaci che si confronteranno con Giacomo Guerrini, che condurrà questo appuntamento insieme alla sottoscritta, ma anche insieme a tutti voi, perché siete poi i veri protagonisti con le vostre domande, con i temi che affronteremo, temi che saranno assegnati ad estrazione ad ogni singolo sindaco. E chiaramente poi ci sarà anche, insomma, la domanda jolly, che si può giocare il sindaco presenti, i sindaci presenti, quindi insomma avranno anche un tema libero, come si dice, come un po' a scuola, quindi ritornano un po' sotto esame i nostri sindaci, che sono stati poi protagonisti di questo nostro appuntamento con Cose in Comune. Ma a proposito di protagonisti, come ogni mercoledì nel GR del mattino ci sono i vostri SOS Lady Radio, e quest'oggi ci siamo occupati di sicurezza e soprattutto ci siamo domandati: gli steward servono o non servono? Arriva la denuncia di Fabrizio Carabba, ricordiamolo, insomma, presidente dell'associazione Borgogni Santi, ma anche Armando Colotta, che si trovava in Sant'Ambrogio, che ha raccolto le parole di una residente della zona che ci ha raccontato la situazione, Emanuela Vannozzi. Allora partiamo subito con la prima parte del GR del mattino, con l'intervento di Fabrizio Carabba, e a seguire anche di Armando Colotta. Le forze dell'ordine, la polizia, gli steward non bastano. Sabato e domenica poi, e i ponti festivi, ormai è un déjà vu, no? Spaccio, droga, ladri imperversano nel fine settimana in tutte le nostre periferie e in centro, perché non c'è più controllo. Di sabato e domenica, cioè, sembra la fuga da New York, sia per quanto concerne la pulizia che la polizia. Allora dobbiamo fare il fai da te a questo punto. Gli steward, stendiamo un velo pietoso, passeggiano per i nostri rioni non facendo assolutamente niente, e anzi ho saputo che sono di intralcio a quello che sono le forze dell'ordine nei loro interventi. Quindi si butta via. Intralcio? In che senso sono di intralcio? Sono di intralcio perché, non facendo niente e facendo solo vaghe segnalazioni, non essendo personale oltretutto addestrato a quello che è il controllo della città, sono controproducenti, danno disturbo alle forze dell'ordine che stanno per intervenire. Pensa te a che paradosso siamo arrivati, e noi si spende soldi su queste cose. E quindi insomma l'SOS, no, a parte il problema è il decoro, il degrado, la sicurezza, dall'altro c'è un SOS nell'SOS, ovvero che una delle soluzioni, dice Carabba, sarebbe addirittura controproducente, quello degli steward. Armando Colotta, ma sarà proprio così? E adesso cercheremo di capire qualcosina in più, sentiremo, ascolteremo anche l'opinione, un'altra opinione, vediamo se è uguale, identica, pressoché simile o completamente opposta, che è quella di Manuela Vannozzi. Chi è Manuela Vannozzi? È la presidente del comitato Ma noi quando si dorme, quindi stiamo parlando di quel comitato operativo dal 2013 nel quadrilatero Sant'Ambrogio, via Pietrapiana, Borgo La Croce, Largo Annigoni, nella fattispecie proprio adesso siamo in Largo Annigoni. Comitato attivo e battagliero sul fronte decoro malamovida, un fronte ovviamente insieme a quello della sicurezza, in cui dovrebbero essere operativi questi steward messi in campo per la terza volta in questi mesi dal Comune di Firenze, perché come ricordavi tu la terza operazione si snoderà dal 6 aprile, dunque già partita, fino al 6 gennaio del 2025, ma guardando a questi ultimi mesi, insomma è già la terza volta che gli steward vengono dispiegati sulle strade della città. Ti ricorderai l'operazione natalizia, quella che coinvolse praticamente 24 steward per il centro, suddivisi in gruppi da 4, dal 7 di dicembre al 7 di gennaio, che stettero in giro dalle 18 alle 23, e anche lì ci fu un bel dibattere e un bel discutere. Buongiorno e bentrovata, Presidente.
Buongiorno, grazie per l'invito. Il tema di oggi è un tema. Ho sentito che siete però un po' scoraggiati come comitato. Questo scoraggiamento a che cosa si deve? Al fatto che vi siete un po' demoralizzati, avete buttato la spugna, cioè che è successo? Innanzitutto mi dica questo e poi andiamo al tema di oggi. Sì, siamo demoralizzati perché ovviamente dopo tantissimi anni di lotta siamo ancora a discutere di questi argomenti e sinceramente tutto quello che tra l'altro adesso viene riproposto in campagna elettorale come soluzione sono soluzioni che noi avevamo prospettato all'amministrazione in tante forme, in tante occasioni, a tante diciamo categorie di amministrazione, dal quartiere fino ad arrivare al sindaco, ai vari assessori, e niente è stato purtroppo messo in campo. Quindi sì, siamo molto molto demoralizzati, oltre ad essere molto molto decimati, perché insomma i dati, le statistiche sulla presenza di residenti nel centro storico, insomma, nel centro storico, nel quartiere 1, che è appunto il cuore poi della movida di cui stiamo parlando, come sapete insomma sono diminuiti tantissimo i residenti, addirittura abbiamo superato Venezia. Mi ricordo come fosse adesso una delle nostre prime riunioni al quartiere 1, dove diceva un consigliere, diceva stiamo attenti perché rischiamo di la veneziazione di Firenze. Ecco, abbiamo superato Venezia, questo è stato il nostro primato. Decoro trattino malamovida trattino sicurezza, quanto può essere efficace la soluzione Stewart? Perché lei ha sentito il presidente di un'altra associazione molto operativa in un'altra fetta di centro storico, Fabrizio Carabba, Borgognissanti. Non ci è andato giù morbido, anzi non solo ha detto non servono, ma danno anche fastidio alle forze dell'ordine. Lei concorda, non concorda? Allora, buongiorno Fabrizio. No, non lo abbiamo. Era un messaggio. Allora, io concordo sì con Fabrizio, purtroppo, ahimè. Io sì, li ho visti passeggiare come è successo appunto nelle esperienze passate. Loro sono una presenza che tra l'altro in passato e anche adesso forse possono contenere la sporcizia, perché li ho visti insomma che cercavano di raccogliere queste bottiglie, questi bicchieri di plastica abbandonati. Che fanno il lavoro che fa Alia, che dovrebbe fare Alia, non ho capito. Beh sì, cioè, o perlomeno diciamo cercano di fare qualcosa, perché di fatto non stanno facendo niente. Ma sono spicciolo, lei ha mai visto qualcuno, che ne so, discutere oppure orinare sui muri e loro intervenire per dire ma che cosa stai facendo, questo non dovresti fare? Lei ha mai visto un'operazione del genere? No, allora questa no, ma non l'ho vista neanche diciamo di fronte a una discussione, perché cos'è che disturba un residente? Ovviamente l'aggregazione molesta, quindi un gruppo di ragazzi, insomma, che a un certo punto cominciano a cantare, ad urlare perché si devono divertire, cioè anche questo potrebbe essere il loro ruolo, quello di avvicinarsi garbatamente e fargli presente, insomma, siamo in una città dove ci sono ancora qualche residente. Tutto questo io non l'ho purtroppo visto. Questo potrebbe essere, diciamo, un loro ruolo, un ruolo di dialogo con i giovani, però passeggiano. Quindi se il loro compito è quello di passeggiare e farsi vedere con la pettorina, la famosa deterrenza, sì, diciamo, alla fine, sì, secondo lei sono queste 137.000 euro, quasi 140.000 euro che noi andremo a spendere da qui al prossimo 2025 gennaio per questa terza tranche, questa terza operazione, secondo lei sono soldi non spesi bene? Non sono spesi bene, probabilmente andrebbe fatta a questo punto, visto che anche da altre parti addirittura sembra che stiano creando un intralcio alle forze dell'ordine, sicuramente penso che sia il caso di rivedere il progetto. Allora Francesco, torniamo in studio per le prime considerazioni insieme a voi, dopodiché la dobbiamo liberare tra un pochino perché giustamente deve andare a lavorare. Cercheremo un attimino di capire quale potrebbe essere allora una soluzione efficace, perché nel nostro compito del mercoledì cerchiamo anche di mettere sul piatto qualche soluzione. Purtroppo la storia ci racconta che soluzioni al problema della convivenza tra la movida e la residenza, insomma, ad oggi ne sono state trovate
zero. Avete sentito insomma quella che è un po' la denuncia e la testimonianza di Manuela Vannozzi in Sant'Ambrogio, raccolta da Armando Colotta. Insomma, la domanda è sempre la stessa che vi facciamo: insomma, gli steward servono o non servono? Quale può essere veramente la soluzione giusta a quanto accade in città, anche su quanto, per quanto riguarda il tema sicurezza? Perché lo SOS Lady Radio questa mattina riguardava proprio questo. Allora sentiamo ancora cosa ha detto Manuela ai microfoni di Armando Colotta e di Lady Radio. Si parla di questa operazione steward come se fosse cominciata a dicembre scorso, in queste tre tranche che si sono praticamente protratte in questi sette mesi, ma un po' meno di sette mesi, quattro mesi, ma in realtà l'operazione steward è un'operazione vecchia veramente come il cucco, come dicevo prima, perché addirittura ci furono i negozianti di varie strade che dissero molto prima del Covid: beh, ce li paghiamo noi, così cerchiamo di sistemare un po' e far la pace con i residenti e cercare di far sì che noi che dobbiamo lavorare continuiamo a lavorare, ma chi vuole riposare magari può anche riposare. Alla fin fine, anche se se ne parla da tanto e anche se da tanto che è stata attuata, questa soluzione mi pare non abbia poi alla fine, se siamo ancora qui oggi a parlare delle stesse cose, forse ne è servita a tanto. Sì, Armando. Dal punto di vista del decoro, parlo io. Del decoro, sì. Beh, appunto, ce lo siamo detti. No, confermo, non ci è servita. Non ci è servita e, appunto, facendo un piccolo ritorno al passato, mi sembra che di questi steward è tanti anni che se ne sta parlando, prima del Covid, ma anche prima del Covid, intorno al 2014-2015 ci fu un'operazione anche qui nella mia zona, la zona di Sant'Ambrogio, di steward che erano pagati da loro, dai negozianti, ma anche in precedenza in via De Benci. Insomma, è una formula che più volte è stata riproposta e sinceramente il fatto che oggi questa misura venga addirittura pagata con i soldi dei cittadini sinceramente mi inorridisce, perché stiamo parlando di attività private che hanno il loro tornaconto, non stiamo parlando di un interesse, cioè noi sappiamo benissimo chi vive la notte della città, chi vive in città, quei pochi, che stiamo facendo un'operazione per aiutare queste persone che hanno questi locali, i quali a questo punto, appunto come era stato in passato, probabilmente questo servizio inutile magari se lo potevano pagare da soli. Senti, prima di lasciarti alla tua giornata di lavoro e nel ringraziarti, no, per essere stata con noi, ti chiedo: potrebbero essere gli agenti della Polizia Municipale una soluzione, magari, perché no, a questa problematica? Perché alla fin fine, se gli steward sono 24-25, come diceva un nostro ascoltatore, lo abbiamo detto anche noi, sostanzialmente non è che il numero sia poi così particolarmente eccessivo, potrebbero essere loro che in un certo qual senso possono essere impiegati. Lì stiamo parlando di un comando di 720, 730, 704 agenti, di cui 100 amministrativi che devono stare negli uffici a fare le giuste pratiche amministrative, perché vanno svolte anche quelle, però insomma poi alla fine c'è un range di quasi 650 uomini dai quali poter attingere e ai quali si andranno ad aggiungere i nuovi, perché è partito il concorso, il famoso concorso per Under 32, Under 35 solo se hai fatto il militare, insomma alla fin fine. Ma potrebbero essere loro una soluzione in aggiunta, visto che se lo steward non può essere operativo, efficace, forse, cioè, senza forse, l'agente di Polizia Municipale sì. Sì, Armando, allora noi nella nostra battaglia storica fu uno dei primi punti che sottolineò a tutti gli amministratori: la notte abbiamo solo due o tre pattuglie di vigili, quindi anche il fatto che noi telefoniamo perché sotto casa c'è una rissa, c'è un problema, non ci sono le pattuglie la notte, quindi l'intervento massivo di delle forze dell'ordine sarebbe una soluzione, anche perché io faccio un piccolo paragone con gli agenti che vengono messi a disposizione per una partita di calcio. Ci avete mai fatto caso quanti sono i poliziotti intorno allo stadio? Ecco, le persone che sono in queste piazze sono grosso modo la stessa quantità, quindi perché non adottare anche sperimentazione questo metodo?
La domanda che ti pongo, l'ultima, è questo: quando tu mi dici, beh, ma io sono stata, noi siamo stati come comitato davanti a diversi amministratori ai quali abbiamo sottoposto questa problematica, abbiamo cercato di ragionare, mi dici da chi sei andata? Perché si dice sempre così, amministratori, si lascia lì nel caso, buttata lì per aria. No, io voglio sapere da chi sei andata. Si può sapere, questo è un segreto di Stato. No. Da chi siete andati a dire basta, ci siamo rotti le scatole? No. Chi avevate di fronte in queste giornate? Allora, la del Re mi viene in mente adesso per le attività economiche. Prima della del Re c'era Bettini, se non ricordo male, alle attività economiche nel 2014. Poi abbiamo incontrato anche il sindaco, però abbiamo incontrato l'assessore Giorgetti per la mobilità, per la ZTL. Tutte queste persone abbiamo incontrato l'assessore proprio per quanto riguarda i vigili. Albanese, certo, con l'albanese ci siamo incontrati più volte. Mi dici una cosa, e che cosa vi è stato detto da queste persone? Sì, promesse, diciamo che comunque ci hanno ascoltato, hanno condiviso con noi le problematiche e ci hanno promesso che avrebbero trovato sicuramente delle soluzioni. Ma se i risultati sono questi... Grazie per essere stata con noi, dobbiamo lasciare perché devi andare al lavoro. Hai consentito a questo appuntamento, a questo patto, 8:25 mi concedi e io ti concedo, sei stata molto gentile. Grazie a voi, veramente gentili, e avanti così con la vostra trasmissione che riesce a entrare nel vivo dei problemi della città. Cerchiamo di raccontarli. Bravi. Ogni tanto possiamo dare il nostro contributo a risolverli, però lì purtroppo spesso volentieri non dipende solo da noi. Parlarne significa accendere appunto il fuoco, insomma la luce sul problema, e magari ecco le persone ci possono un po' riflettere. È nel DNA di questa radio dare i propri microfoni ai fiorentini, a Firenze, alla gente di Firenze, parlare delle problematiche, denunciarle, e quando possiamo, se riusciamo anche a risolverle, siamo anche felici, diciamo contenti, perché poi alla fine di questo di questa vita migliore in città ne beneficiamo tutti. Cioè non solo lei o chi le abita accanto. Grazie veramente. Grazie ancora ad Armando Colotta, Manuela Vannozzi in Sant'Ambrogio, la residente della zona che ci ha raccontato la situazione. Adesso, subito dopo la pubblicità, torniamo con gli amici di Save the City e in questo caso con Bianca Guscelli, che sarà nostra ospite.